Quindi cosa vedremo oggi? Vedremo innanzitutto come impostare correttamente l'account di Analytics, quindi faremo il setup della proprietà, che è un aspetto a volte molto trascurato, ma vediamo un po' di suggerimenti operativi per settare correttamente tutto il tracciamento dei dati. Vedremo come funziona lo strumento Analytics, quindi i principi fondamentali che sono alla base di questo tool. Poi vedremo come collegare Google Analytics con il Booking Engine, che è una cosa anche questa molto trascurata perché il 99% degli alberghi italiani non lo fa, ed è una cosa invece fondamentale perché sapere da dove arrivano le prenotazioni, completarle sul proprio Booking Engine è assolutamente fondamentale. Vedremo poi quali informazioni andare a leggere sugli utenti, quindi quali sono le informazioni veramente importanti per giudicare appunto le performance del sito, i percorsi di navigazioni e vedremo appunto l'analisi delle performance, quindi come giudicare correttamente le azioni di marketing che sono state fatte. E apriremo un account Analytics insieme e lo commenteremo insieme. Quindi l'utente riceve questo cookie sul browser, lascia il sito web che sta navigando e fa altro. E noi attraverso questo cookie siamo in grado di, tra virgolette, ricontattare questo utente, no? Il famoso remarketing, che si fa ad esempio su Google ma anche su Facebook, il fondamento del remarketing è proprio il concetto di cookie. Quindi io attraverso la mia piattaforma pubblicitaria vado a comunicare un messaggio solo a coloro che sono stati nel mio sito e magari hanno fatto un certo tipo di interazione. Quindi ad esempio l'utente che arriva sul sito, clicca sul bottone del Booking Engine, cerca delle date, è chiaro che quello è un utente che con il suo comportamento mi sta esprimendo un interesse nei confronti della mia struttura e quindi è l'utente ideale su cui fare una specifica campagna di remarketing proprio attraverso i cookie, che è quello che abbiamo appena visto. La proprietà dei dati, questo è un aspetto molto importante per valutare il vostro account Analytics. Allora, qual è la situazione? Che i dati del vostro sito sono vostri, quindi la proprietà dell'account che ha creato il codice JavaScript deve essere di proprietà del vostro albergo, della vostra struttura. Questo è un aspetto molto importante perché purtroppo tanti codici Analytics, tanti account vengono creati dall'agenzia, dal consulente, insomma da persone terze che non fanno parte della vostra struttura ricettiva. Questo è un problema perché nel momento quando le cose vanno tutto bene, quindi d'amore d'accordo, problemi non ce ne sono. Nel momento in cui dovete per qualche motivo cambiare fornitore, cambiare web agency, cambiare consulente, eccetera eccetera, ricordatevi che la proprietà dell'account che ha creato quell'account non è vostro. Quindi potrebbe, e vi assicuro che in 10 anni di consulenza ne ho viste di tutti i colori, che alcune agenzie e consulenti non rilasciano l'accesso a quei dati per ragioni interne loro, eccetera, eccetera. Quindi come facciamo a verificare al volo questa cosa? Basta aprire Analytics, cliccare in basso a sinistra su amministrazione e vi troverete una dashboard simile a questa, no? Con l'account, vedete la prima colonna, questo valore qui è il valore pubblico, quindi per il web noi siamo quel numero lì, siamo quel tipo di indirizzo in più. E fin qui tutto regolare. Qual è il problema? Il problema si pone nel momento in cui, ad esempio, noi nel nostro albergo abbiamo il wifi, ok? E diamo questo wifi ai nostri utenti, giustamente perché è un asset strategico dell'ospitalità. Ora, qual è il problema? Che se l'utente che si logga al wifi, ok, magari attraverso la password o attraverso un social login, i classici fornitori di social login come il click con Facebook o il login con una mail ad esempio, no? Che sono strumenti molto utili in realtà per raccogliere gli utenti che sono nel nostro albergo, ci permettono di fare poi remarketing, CRM, insomma vanno utilizzati e vanno bene. Qual è il problema? Una volta che l'utente si è loggato al nostro wifi, molto spesso l'albergo rimanda questo utente sull'home page dell'albergo. Voi capite bene che rimandare un utente che è già in albergo sull'home page dell'albergo in cui sta già dormendo non ha senso dal punto di vista strategico, perché l'utente che si collega a internet dell'albergo non vuole andare sul sito dell'albergo, ma vuole andare a vedersi Repubblica, la Gazzetta, piuttosto che andare su Facebook e farsi le sue cose. Ma il problema è tutto qui, perché per Google Analytics presente nel nostro sito,
cosa vede? Vede un certo numero di utenti che accede all'home page del sito, ok? Sono tutti gli utenti che si loggano a internet grazie al nostro social wifi e poi escono. Quindi un elevato tasso di persone che accedono al sito e poi vanno via. Questo valore qui, sebbene per noi sia irrilevante perché lo sappiamo che rimandiamo utenti sull'home page, per Analytics non lo sa. Quindi per Analytics vedo un numero di persone, a volte anche elevato, che arriva in home page e poi scappa e poi va via. E quindi va a sporcare tutti i dati reali di performance del nostro sito web. Qui vedete anche la mappa qui in alto, grafica, in cui vi dice esattamente tutte le varie nazioni da cui gli utenti si collegano. Come fa Google a saperlo? Con l'indirizzo IP. In parte anche con la geolocalizzazione per chi si collega da mobile, ma diciamo entrambe queste cose, e quindi capiamo che un certo numero di utenti, in questo caso arriva dagli Stati Uniti, poi c'è il Belgio, poi c'è il Canada, UK, eccetera, eccetera. E per ognuno di questi country ci dà tutte le informazioni, quindi quanti utenti, il numero di pagine viste, le prenotazioni generate, questo qua è molto importante, Cioè, se in questo caso valutiamo che ad esempio il Canada ha un numero di prenotazioni globalmente molto interessante, ok, anche un tasso di conversione che non è male, come anche la Danimarca, sebbene sia solo una prenotazione, però ha un tasso di conversione sicuramente interessante. Durata sessione media, quanti minuti trascorrono sul nostro sito? Qui abbiamo Italia 2 minuti e 23, abbiamo Germania 2 minuti e 51, abbiamo UK 3 minuti e 29, eccetera, eccetera. Anche qui, vedete, Arabia Saudita in scala è quello che ha il valore più basso di tutti. Quindi sicuramente tra tutte queste sorgenti di traffico sul nostro sito, quella che sta performando in maniera più bassa possibile è proprio l'Arabia Saudita. Per quali motivi? Questo dobbiamo capirlo. C'è un problema di target, c'è un problema di pricing, c'è un problema di sito. Magari il sito di questo albergo non è in arabo. Ok? Quindi sono tante le considerazioni strategiche che poi dobbiamo fare. Ok? Vedete, abbiamo dei compilazioni di contatti. Abbiamo contatti in lingua inglese, che come vedete questo obiettivo viene acceso sulla pagina Thanks, lingua inglese, perfetto. Abbiamo obiettivo contatti in lingua italiana, che avviene sulla pagina Grazie, che sono fondamentalmente due obiettivi. Oggi dove investire i soldi sono Canada, Stati Uniti e anche Germania. Germania perché ha un tasso di conversione più alto rispetto agli altri, ok? Ora parliamo comunque di un valore globale molto basso rispetto al volume globale che ci dà Canada più Stati Uniti, però è un mercato che io in qualche modo un test devo farlo perché ha un tasso di conversione già molto più interessante. Quindi (musica)